Si schianta con l'auto contro il guardrail, muore a 34 anni il giovane papà Christian Fiocca, ancora da stabilire la data dei funerali. Bambini positivi al Covid nelle scuole primarie, i genitori segnalano i ritardi di ASUR nella gestione della procedura per i tamponi, costretti a pagare i test per far tornare i propri figli in classe. Carburanti, rincari record per famiglie e imprese, risalgono i prezzi di benzina e diesel, un pieno aumenta del 20,6%. Ha preso il via la stagione sciistica sul Monte Catria, in 2500 sulla cima più alta della provincia pesarese, per un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento. Dopo il telegiornale riparte Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fano Massimo Seri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Non sono ancora stati stabiliti i funerali di Christian Fiocca, pesarese di 34 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Monte Labattese nella notte tra sabato e domenica. Erano circa le 4:40 quando il giovane papà stava rientrando a casa a bordo di una Y10 dopo una serata passata con gli amici. Mancavano solo pochi chilometri per raggiungere la sua abitazione a Osteria Nuova, ma purtroppo non c'è mai arrivato. Il 34enne, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta, ha urtato il cordolo della rotatoria di via Mazzini ed è andato a schiantarsi contro un guardrail. Per l'uomo, che ha riportato un trauma cranico, non c'è stato nulla da fare. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e la dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri del Norm di Pesaro. Christian lavorava come camionista per un'azienda di autotrasporti. Lascia la compagna e una bambina. Tragedia ieri sui Monti Sibillini, dove un escursionista è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del Monte Amandola in provincia di Fermo. La vittima è Maurizio Matteucci, 63 anni, gestore di una struttura ricettiva. Purtroppo l'imprenditore è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. I tecnici del soccorso alpino e speleologico di Montefortino sono stati allertati dalla centrale operativa chiamata da alcune persone che avevano udito le urla dell'uomo. Mentre l'elicottero dei vigili del fuoco tentava un avvicinamento reso impossibile a causa del buio, le squadre di terra si sono portate sul punto in cui si trovava il malcapitato e lo hanno portato a valle. Il medico del 118 non ha potuto far altro se non constatarne il decesso. Il 63enne ha ripetutamente urtato contro rocce e vegetazione. Sul posto anche i carabinieri. Cambiamo argomento, nuova stangata dal benzinaio con un aumento del diesel che registra il record degli ultimi 2 anni, forti rincari anche per la benzina e il GPL. Stangata sul pieno di famiglie e imprese con il diesel che è aumentato del 20,6%, registrando il record dei prezzi degli ultimi 2 anni, con uno shock a rialzo che coinvolge anche la benzina, più 18,6, e il GPL è aumentato addirittura del 30%, con un impatto devastante sui costi di produzione, sui servizi e sui trasporti pubblici e privati. E quanto emerge dall'analisi dell'UECOP, l'Unione Europea delle Cooperative, sui dati del Ministero della Transizione Ecologica in riferimento alla crescita dei prezzi alla pompa, che in alcuni casi sulla rete autostradale sfiorano anche i 2 euro al litro. Una situazione che ha pesanti ripercussioni sui bilanci delle imprese, con l'85% delle merci che viaggiano su strada, e rappresenta un freno al rilancio del paese e all'occupazione. Ripercussioni anche sulle cooperative, che possono contare su quasi 80.000 realtà con oltre 1 milione di occupati e una presenza trasversale su più settori produttivi e servizi, dalla logistica al turismo, dall'alimentare alla sanità, dalla scuola agli spettacoli. Da gennaio a questa parte si è avuto 3 aumenti eccessivi di questa settimana. Loro dicono che noi siamo gestori e, come le dico prima, il prezzo lo fanno la compagnia, non è che decidiamo noi. Però loro dicono che il costo è eccessivo, sta andando sul petrolio e loro di conseguenza aumentano il prezzo. Quindi l'aumento di prezzo è dovuto all'aumento del petrolio? Aumento del petrolio, esatto, come mi dicono loro. E il metano, come si dice, sento dire, è eccessivo. E noi abbiamo molti clienti che stanno venendo anche per quello, che la gente sta andando via molto a benzina, lo vediamo noi. Il metano quanto è aumentato? Il metano è aumentato del 300%.
quasi, perché costava neanche un euro a metro cubo, è arrivato quasi a 3 euro. Gli altri carburanti sono aumentati su quasi un euro circa dagli aumenti, da differenza di prima. In Italia, come ha riferito l'UECOP, il costo dei carburanti segue sempre in modo rapido l'aumento del prezzo mondiale del petrolio, che ha raggiunto gli $84 al barile, il più alto degli ultimi 3 anni. Contro il rincaro dei carburanti, famiglie e imprese possono seguire alcune regole di autodifesa, che vanno dalla caccia al prezzo migliore nella propria area di residenza o di lavoro all'utilizzo del self-service, che di solito è più conveniente rispetto al servito. Compagnie, parlando adesso con i responsabili, dicono che non è detta che non riaumenta ancora. Non è che i prezzi li facciamo noi. Noi li vediamo la mattina, ce li danno in automatico. Come le ho detto, i compagnie, noi qui a Fano siamo abbastanza competitivi, come le dico. Già si stanno alzando a Camarota, noi perché ne abbiamo un'altra Camarota, però voglio dire, dopo varie zone, a seconda del flusso, adesso non so loro come ragionano, però sì. In autostrada i prezzi sono ancora più alti? Sì, in autostrada è eccessivo, noi abbiamo molti clienti che escono dall'autostrada, che vengono qui per far carburante, perché risparmiano un po', almeno i soldi del caffè, che almeno si fanno colazione anche, almeno risparmiano, hanno i soldi per fare la colazione. Ma se no è eccessivo. Lei stasera ha fatto gasolio, ha visto che ci sono stati degli aumenti? Notevoli, penso. C'è stato non solo il gasolio, ma anche il gas, il metano, hanno subito degli aumenti non indifferenti. È una cosa un po' scandalosa, penso. Si possono limitare gli spostamenti? Cercherà di fare meno spostamenti possibili? Esatto. Ci dovrà spostare sempre di meno per risparmiare, per non spendere tutti questi soldi, però se uno deve andare al lavoro è costretto a fare il rifornimento per andare a lavorare, e questo va a incidere sul costo della vita. Quanto è speso per fare il diesel oggi? Spenderò circa 40-50 euro, anche di più, 55 euro circa. Lei viaggia spesso oppure un abitudinario della macchina lo usa solo per viaggiare qui a Fano? No, viaggio tanto, faccio circa 30.000 km l'anno, quindi viaggio tanto, sì. Quindi consuma parecchio? Sì. Ha notato un incremento notevole del diesel? Io mi ricordo 5 anni fa ho fatto il pieno a 1,11 e ora siamo a 1,50. È una roba improponibile. E da consumatore cosa si può fare? Bisogna girare vari distributori? No, perché tanto la differenza è minima, quindi ormai vengo qui da tanti anni e continuo a farlo. Però... È un abitudinario di questo gestore? Sì, sì. Io sono abituata a fare chilometri ogni weekend. E infatti proprio la prima cosa che ho notato, ho detto ma quanto è aumentato oggi, e la settimana scorsa già era sui 0,760 mi pare, 0,770, oggi 0,889 è tanto. Per qualcuno che, cioè soprattutto per quelli come me che fanno su e giù tante volte e viaggiano tanto in macchina, è un aumento che si sente, insomma. Dove si sposta lei? Io lavoro in Veneto, quindi un bel tragitto. Sì, io faccio circa 800 chilometri ogni weekend, perché poi sono qua di passaggio adesso a Fano, quindi vivendo a Civitanova, insomma, io faccio sì 800 chilometri. Quindi incide parecchio, una spesa non indifferente. Sì, incide abbastanza. Poi diciamo che il GPL è quello che probabilmente ha risentito di meno di questo aumento dei prezzi, perché se pensiamo al diesel... sicuramente spese maggiori sicuramente. Speriamo, ecco, io mi auguro che almeno di stabilizzarci, ecco, per un po', poi vediamo, insomma. Come me non si può, per chi come me deve viaggiare per lavorare non può fare a meno, quindi... Sono 585 i tamponi eseguiti ieri nell'area Vassa 1 durante lo screening agli studenti delle scuole superiori organizzato dalla Regione e dall'ASUR per un rientro a scuola in sicurezza. A Fano sono stati individuati 29 positivi al virus, 18 a Pesaro e 2 a Urbino. E ci spostiamo nel comune di Mondolfo, dove ci sono stati segnalati dei disagi all'istituto Gio Pomodoro. Ieri infatti alle famiglie di una classe è stato comunicato che oggi i bambini sarebbero dovuti andare a scuola con la mascherina FFP2 e che in giornata avrebbero dovuto fare i tamponi per essere riammessi domani in classe a causa di un contatto avvenuto venerdì scorso con un bambino risultato positivo al Covid. Così in tanti si sono recati in farmacia per eseguire il test a pagamento, ma le famiglie
chiedono se esista davvero una piattaforma in cui gli istituti possano far richiesta all'ASUR ed effettuare i tamponi agli alunni senza dover pagare, perché, hanno proseguito, la scuola avrebbe riferito di aver inoltrato la segnalazione. Oltretutto è stato richiesto di far eseguire un altro tampone sabato prossimo agli stessi studenti per poter continuare a seguire le lezioni in presenza. E noi su questo abbiamo sentito il dottor Augusto Liverani, direttore del servizio di igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive dell'area Vasta 1. Il dirigente medico ha precisato intanto che è stata fatta un po' di confusione, perché non solo le FFP2 certificate non esistono per i bambini, ma anche che questo tipo di mascherina viene richiesta, in base alle nuove normative, soltanto per gli studenti delle medie e delle superiori, in presenza di un caso di positività in classe e non per le scuole primarie. Inoltre ci ha confermato che l'ASUR, quando arriva la segnalazione da parte di un istituto, avvia la misura di sorveglianza e viene inviato un link tramite il quale la scuola deve prenotare i tamponi per gli alunni attraverso la piattaforma dedicata. Liverani però ci ha spiegato che a causa delle circa 300 segnalazioni che stanno pervenendo dalle scuole del territorio è possibile che ci sia qualche ritardo nella gestione delle stesse. E poco fa ci hanno contattato anche alcune famiglie di Fano, i cui figli frequentano la scuola Montessori, per segnalare i ritardi appunto da parte di ASUR. I genitori si vedono quindi costretti a pagare i test. Ed ora andiamo sul Monte Catria, che in questo fine settimana è stato preso d'assalto da centinaia di famiglie e appassionati della neve. Nuove piste e stazione sempre più moderna. Il comprensorio del Monte Catria, riaperto nel mese di dicembre, ha spalancato le porte per un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento. Sabato scorso, infatti, ha preso il via la nuova stagione sciistica e sin dalle prime ore del mattino è stata registrata una grande affluenza, come ci conferma uno dei gestori degli impianti, Michele Oradei. Cessi sono stati tantissimi, perché come prevedevamo le novità della nostra stazione hanno richiamato tanta gente, quindi fra sabato e domenica abbiamo fatto circa 2.800 persone. Tutto però nella massima sicurezza? Assolutamente sì, soprattutto con le regole che ci sono adesso, Covid-19, dove sia al noleggio e sia alla cabinovia e sia dentro il rifugio abbiamo fatto gli ingressi contingentati. Questo chiaramente ha comportato un allungamento delle code che, con tutta la gente che c'è stata, sono state considerevoli. E dai bambini agli anziani la montagna colorata di bianco piace proprio a tutti. E ci sono tante attrazioni anche per i bambini? Sì, certamente. Noi abbiamo l'unico parco tematico in quota a 1004, il Kinderland Adventure Park, per i bambini, dove i bambini dentro hanno pista da bob, pista da tubing, cavalcioni, salta-salta, e questo è posizionato davanti al rifugio e quindi la gente ne può usufruire. E avete inaugurato anche la seggiovia quadriposto? Che è stata quella la novità che ha attratto tanta gente, perché la seggiovia quadriposto ci permette di aprire tutte le piste, le sei nuove piste che sono state completamente allargate e ristrutturate. E siamo proprio qui, alla partenza dello seggiovia Travarco, come vedete, eccola qua, e qui ci sono le piste che scendono a destra e a sinistra, come vedete oggi siamo aperti e quindi ci sono gli sciatori, e da qui si gode un panorama mozzafiato fino alla riviera, come vedete, ecco qua. Laggiù ci siete voi, Fano. Quanti gradi sono oggi? Oggi sono circa un grado adesso, in questo momento. E poi è prevista la neve per giovedì? È prevista neve per giovedì, speriamo che ne venga un po', perché oggi noi sciisticamente chiudiamo, perché la neve non era tantissima, siamo riusciti a fare il miracolo e aprire sabato, domenica e lunedì, e poi ci interrompiamo aspettando una nuova nevicata. Ecco, ieri c'è stato un piccolo fermo della cabinovia, qual è stato il problema? È saltato a una scheda e un fusibile e noi l'abbiamo prontamente sostituito, abbiamo avuto un fermo di circa 22 minuti, questo perché, proprio per essere attenti al massimo alla sicurezza dei nostri passeggeri, non ci siamo limitati solo a sostituire la scheda, ma ci siamo accertati che in linea tutto era a posto, quindi due squadre, una da valle e una da monte, sono repentinamente partite per andare a controllare la linea, che tutto era perfetto prima di ripartire in sicurezza. Dunque un grande lavoro sia per gestire gli impianti che per accogliere centinaia di sciatori e appassionati della montagna. Il Monte Catria, con queste novità, è sicuramente una stazione al top della regione, ma anche degli Appennini centrali.
Il problema chiaramente è che con tutta questa offerta a monte, poi inevitabilmente a valle per la risalita si formano delle code, non c'è niente da fare, perché l'impianto chiaramente è progettato per portare un tot di persone e non ne possiamo far salire di più di quello che è previsto. Per quanto riguarda invece gli orari e i giorni, quando è possibile venire a sciare? Allora, noi quando c'è la neve siamo aperti tutti i giorni, ma la nostra stazione, come tutti ormai sanno, anche se non c'è la neve, il sabato e la domenica è aperta per le passeggiate, per il trekking, per le ciaspolate, anche se la neve non basta sulle piste, ma c'è neve fuori, la gente viene a ciaspolare, e quindi siamo aperti anche il sabato e la domenica tutto l'anno. E quando nevica, tutti i giorni, tempo e meteo chiaramente permettendo. Bene, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino e ci sarà il sindaco di Fano Massimo Seri, tanti messaggi già arrivati alla nostra redazione, ma potete anche intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio su WhatsApp. A tra poco.